ganga go ganga go ganga ginga giga go go ganga go ginga giga go go ganga go go ganga go ganga go ganga ginga giga go go ganga go ginga giga go go ganga go. Cristiano Chesi, di Certaldo, Firenze, 35 anni. A un certo punto tu vai a lavorare in un grand hotel di Firenze. Esatto. Come mai? Ma occasione di lavoro interessante. Cosa facevi? Ma facevo la reception, quindi segretario d'albergo. Lì incontro casualmente una vecchia conoscenza, una procacciatrice di serate che nel frattempo è entrata in contatto con l'agenzia di Roma. Diceva che ci sarebbe questa occasione. All'inizio dico di no, poi mi lascio convincere, incontro questo impresario. Allora, cominciamo subito. Secondo provino per la trasmissione della Raffaella Carrà, Caramba che fortuna, ripreso anche quello in pieno e mi assumono nel cast della trasmissione. Quindi veramente è una cosa incredibile, cioè che se rinasco altre mille volte non risuccede. Cioè... Caramba che fortuna. Esatto, esatto, fortuna in primis per me perché fui preso là. La prima gliela racconta, lo voglio andare a prendere perché è veramente un ragazzo fantastico. Che cosa facevi nel programma? Allora, il sabato sera, che era diciamo la trasmissione principale, facevamo non molto perché eravamo quelli che davano i premi. Ultima sfera è quella di Cristiano che le regala 3 milioni. Toscanino come lei. Mentre poi nella fascia quotidiana io avevo uno spazio mio dove, cioè non era uno spazio mio, uno spazio di tutti, ma dove io figuravo più degli altri, dove raccontavo delle storie. Lo vedi e succede, il buco nell'ozono, le piogge acide, l'immondizia per la strada e il marito fa, oh che sarà colpa mia se c'è il buco nell'ozono e c'ho il sudicio in macchina e bisogna lo butti via e sto sporcizia qui. L'impatto mediatico fu forte, iniziarono a riconoscermi, quindi ovviamente insomma, come succede sempre in questi casi, insomma, non facevo più la fila alla posta, i vigili non mi facevano più la multa, dice, ma guarda, c'ho la macchina in divieto, ma non si preoccupi, la lasci pure, come, ma insomma, no, e quindi è una cosa simpatica lì per lì. Caramba, che fortuna! Grazie molto. Però ecco, poi, insomma, la situazione non la sfruttai come avrei dovuto, perché in effetti non ero artisticamente pronto per farlo, insomma, questo è un punto. Quindi, dopo due anni di questo... diciamo, esperimento, cosa è successo? È successo che sono tornato dai babbo a fare il falegname. Il babbo dice, guarda, dice, mi serve uno per montare mobili, e io dissi, vabbè, vengo volentieri. No, a parte gli scherzi, è vero che comunque mi sono rieclissato a livello televisivo, è anche vero che mi sono messo a lavorare duramente per il mio scopo principale, cioè quello di diventare un vero cabarettista. Ma, sicuramente Leonardo Pieraccioni, che come monologhista penso sia... per quanto mi riguarda è inarrivabile. Un giorno la moglie dell'omino di prima telefonò al suo dottorino e mi disse, dottorino, ha presente quello sciroppo che mi ha dato per la forza? Non riesco a svitare il tappo. Nel senso, adesso non fa più stand up, ma ai tempi in cui si proponeva con un umorista era eccezionale. Uno stile particolare, un modo spontaneo di proporre le cose che era unico. Attacchiamo! Davanti c'ho un fidanzato. Ken. Che a me Ken mi è sempre rimasto sulle palle. Cosa pazzesca. Perché Ken è alto, biondo, occhi azzurri e sui cavalli della Mattè era sempre sulla macchina scappata. Tutti presenti, dice, faccio cabaret, vabbè, quanto vuoi, 200 euro mi va bene, tanto loro comunque alla fine l'incasso lo fanno, però poi il punto è un altro, che questi qua ti dicono, se io prendo un gruppo di liscio, per dire, mi costa quanto mi costi tu, però il gruppo di liscio, alla fine, chi viene a vedere il liscio consuma di più, perché quelli ballano, sudano, hanno sete, vanno al bar, bevono, vedi, il cabaret fondamentalmente non porta niente, cioè uno arriva lì, si mette a sedere, vedi il cabaret, anzi, se il cameriere passa, magari gli gira anche le scatole, perché distrae, capito, l'attenzione del pubblico verso il cabarettista. A chi assomiglia Marco Siffredi? A Ken! Sono uguali i fatti Ken, se ci fate caso, c'ha il gonfio, vero o no? Ma quanto si può prendere per una serata? Ma dipende dammi diciamo un range da una basso all'alto. Da una pizza a una cifra infinita, cioè dipende molto da quanto tu vali, da quanta gente porti.
che poi non sono reali, perché poi alla fine uno comunque deve includere le spese, andare nel locale, insomma, è che spesso non sono dietro casa. Ma penso che comunque alla fine l'autore sia molto importante, perché nel senso il materiale alla fine è grossa parte del tuo successo o insuccesso. Io scrivo da solo perché io faccio cabaret per lanciare dei messaggi, per dire qualcosa. Per cui insomma è inutile che me lo faccia scrivere da un altro, che a questo punto sarei un portavoce di un'altra persona. Noi ci svegliamo e dalla mattina. In Toscana c'è una grande scuola, perché c'è Benigni, i Giancattivi, poi Panariello. Sì, questo è un controsenso in effetti, però forse è il bello della cosa, no? Cioè che alla fine vive di questo paradosso, cioè che alla fine, pur essendo la Toscana il posto forse del cabaret per eccellenza, non esistono i locali di cabaret. Le membra posano. In zona il locale più attivo è l'Officina 05 a Castel Fiorentino, mentre a Figline Valdarno si fa laboratorio in un locale annesso ad un bar. Nell'angusto backstage i comici sono pressati come sardine. L'inno sì del corpo sciolto. Tolino, no, del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Come ti è venuto in mente di mettere su un bed and breakfast? Come è venuto in mente? Allora, innanzitutto avevo spazio a casa per farlo, altrimenti non l'avrei fatto. Poi perché comunque col cabaret non riuscivo a sopravvivere, e allora nasce la necessità di fare qualcosa che magari sia anche un attimino flessibile come orari, perché sai, noi cabarettisti facciamo serate, usciamo, torniamo tardi, a volte magari non torniamo neanche. Allora, studiando il che fare più o meno, mi è venuta in mente questa cosa di bed and breakfast, che poi tra l'altro adesso suona anche bene, perché sai, le parole inglesi, no? Sì. Sono, questo dice affitta camera e non vede nessuno. Dice un bed and breakfast, la gente si precipita. Mi feci la barba, mi lavare Seychelles e Haiti, e usai a Portland, Bangkok, Salvador Ministro e mi tu fai anche spettacoli per i clienti. Per i clienti, esatto, ma non solo, ma addirittura adesso che ho gli stranieri che vengono qua, ho tradotto parte del mio monologo in inglese e lo faccio in inglese a loro, cioè solo a loro. Blue, away.